Oggi vi presento due prodotti particolari realizzati dalla Unito in Italia che sono specificatamente per il Celestron Rasa 8 in Rova Ackermann da 8 pollici. Non so se lo sapete, per poter utilizzare un telescopio di focale F2 dentro una città fortemente illuminata, con grande inquinamento, oppure per poter riprendere oggetti particolari con dei filtri interferenziali, non è possibile usare direttamente un filtro con il telescopio. Bisogna passare o per il cassetto Budder, che consente di poter inserire e togliere facilmente dei filtri, oppure è possibile acquistare dalla Celestron un filtro, un antinquinamento luminoso generico, che viene avvitato al posto del filtro che è inserito dentro il secondario del telescopio. Davanti c'è semplicemente un vetrino protettivo che impedisce alla polvere di entrare dentro al telescopio. Si sostituisce quel filtro e si mette quello della Celestron, che però non è un filtro interferenziale, ma è semplicemente un filtro antinquinamento luminoso. Allora, o mettiamo, abbiamo detto, il portafiltri Budder, e quindi possiamo inserire e togliere i cassettini con dentro i filtri, oppure possiamo utilizzare uno di questi due accessori della Unito Italia, che sono per filtri da 2 pollici o come questo, oppure filtri da 31,8 mm, anzi, contrario, da 31,8 mm o da 2 pollici. In pratica si toglie il filtro, il vetrino protettivo dentro davanti al telescopio, si inserisce uno di questi due anelli, si avvita, e dentro si può mettere un filtro interferenziale, per esempio il tri-band dell'alta elastro. E in questo modo poi si possono utilizzare direttamente gli accessori della Celestron per collegare direttamente o una camera con attacco T2 o con attacco CCS. Quindi molto semplicemente può rimanere attaccato questo filtro, quindi fa lui da filtro protettivo del secondario, e quindi possiamo utilizzarlo molto semplicemente. Quindi diciamo sono questi due accessori, molto semplici, quindi sono due anelli di conversione che potete trovare sul sito della Unito in Italia. Adesso vediamo in dettaglio come montare questi due filtri proprio sul telescopio, sul Rasa 8. Bene, adesso vediamo con il Rasa in pratica cosa significa. Abbiamo detto che il Rasa davanti, sul secondario, ha una finestra ottica in cui è inserito un filtro in vetro ottico pian parallelo che può essere tolto e al suo posto può essere inserito un filtro fornito dalla Celestron, eccolo qua, che è questo. Questo filtro può essere inserito al posto del vetro originario. E questo che dà la Celestron è un filtro però antinquinamento luminoso generico a banda molto larga, quindi non molto efficace. Quindi cosa possiamo fare per mettere un filtro? Noi abbiamo il sistema Celestron che dà una piastra con due raccordi, un raccordo per camere tipo CCS come l'Altair, l'Astro abbiamo visto prima, oppure per camere con attacco T2. Questi due sistemi vengono inseriti nella piastra che viene poi avvitata nel nostro Rasa. Questo però non consente di inserire un filtro se non mettendolo qua dentro. Però qua dentro abbiamo il problema che il filtro che è fornito dalla Celestron non è un filtro normale T2, ma è un filtro leggermente più largo. Quindi una soluzione è quella del sistema di filtri Budder, che è una piastra che viene avvitata qua al sistema Celestron e viene dotata di cassettini portafiltri. In questi cassetti noi possiamo mettere sia filtri da 2 pollici che da 31,8 e sono interscambiabili, sono tenuti da un attacco magnetico molto robusto. E qui mettiamo la camera qua davanti. Quindi questo è un sistema possibile. L'altro possibile sistema è questo fornito dalla Unito in Italia, che sono questi due tipi di anelli di raccordo, questo da 2 pollici e questo da 31,8, che possono essere inseriti dentro il portafiltro del Rasa e poi al loro interno viene inserito un filtro, per esempio un filtro, un tri-band, un telastro, oppure un filtro in H-alfa o in ossigeno 3 o in allo zolfo, per esempio. E se usiamo un filtro tri-band come questo, potremmo addirittura tenerlo sempre fermo qui perché andrà bene per tutte le occasioni.
Diciamo che da Roma normalmente utilizzo questo tri-band altoelastro con cui mi trovo molto bene e senza il quale con un F2 non riuscirei sicuramente a fotografare. Quindi diciamo, la possibilità quindi sono o utilizzare il sistema Celestron senza filtri o utilizzare il sistema Bader con il sistema UFC con il loro cassetto portafiltri, che è questo, carino. Con sistema panoramico, per cui abbiamo possibilità di attaccare camere con vari formati, oppure quella di togliere l'anello Celestron e inserire con un raccordo il nostro filtro che noi abbiamo già. Per esempio abbiamo un filtro H-alfa, un filtro SG3, possiamo inserirlo direttamente qua dentro. Chiaramente se lo mettiamo qui non abbiamo la possibilità di fare un dark se non mettendo un panno davanti al telescopio. Mentre con il sistema Bader noi potremmo inserire dentro uno dei portafiltri un tappo nero oppure addirittura mettere qua dentro un cartoncino di cartone per impedire la luce di entrare. Quindi questo è quanto e spero vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima. Come on, let's make this moon shine.